Do un voto alle note più assurde che avete preso e che avete scritto nei commenti. Una volta un mio compagno ha preso una nota perché in gita aveva usato il barbecue del villaggio turistico, che ovviamente non avrebbe dovuto essere utilizzato, per fare una grigliata con tanto di salsicce e hamburger che poi andava ad offrire agli altri ragazzi. Grande esempio di condivisione per fare amicizia, ottimo, questo è molto originale, un 9,5 se lo merita. L'alunno è uscito dalla classe alle ore 9:30 senza permesso e rientra alle 10:48 con un nuovo taglio di capelli. Bella questa. A volte mi viene la tentazione anche a me di fare e andare dal parrucchiere durante l'ora, quindi diamo un 8 per il coraggio. Spero soltanto che fosse maggiorenne. L'alunno lancia un pezzo di Wurster in testa alla prof. Allora, è un po' bruttino questa cosa. Da prof, per rispetto alla collega, do un 7. È molto originale, però, ma non fatelo. Non supererei mai un prof del liceo che mise una nota di condotta a un alunno sul registro di un'altra classe. Grande solidarietà al collega, questa nota è veramente bella. Complimenti, diamo un 9 al collega. Ne ho presa una durante una supplenza. Testuali parole: l'alunno e altri tre compagni giocano a carte durante la lezione, mentre il resto della classe scommette soldi sulla partita. La bisca clandestina della classe, 8 e mezzo ci sta. Ve lo siete meritato.